Grazie per essere qui, benvenuti alla prima lezione, al primo intervento di oggi. Io dico in realtà lezione perché io sono un docente all'università, okay? Quindi parlo di lezione perché mi viene più naturale. Allora, sono un ricercatore in realtà all'Università di Udine e mi occupo di intelligenza artificiale, machine learning e reti neurali, che in realtà è quello che un po' andremo a vedere oggi. Detto questo, appunto, parliamo di reti neurali, quindi andiamo a vedere qualcosa che ha a che fare con il cervello umano, che diciamo è ispirato dalla biologia, pur parzialmente, un po' anche forzata, se volete, di quella umana, e cerca di emulare il cervello umano per risolvere determinati problemi che poi andremo a vedere. Nello specifico, oggi andiamo a vedere un particolare tipo di rete neurale che dà la definizione di quello che adesso è noto come deep learning. Probabilmente qualcuno di voi l'avrà già sentito dire, anzi sicuramente perché ultimamente c'è molto spesso sui giornali, soprattutto quando si parla di deep fake o deep videos o fake videos, in cui si fanno vedere proprio delle persone che parlano e che si muovono, magari dei personaggi famosi, ma in realtà dicono delle cose che non hanno mai detto. Il video sembra totalmente reale. E queste cose vengono fatte con questa nuova tecnologia. In realtà non è più, o non è poi così tanto nuova, ma che è molto molto potente. La vedremo, nello specifico, applicata al tema della visione. Allora, intanto, giusto per inquadrarci, dove ci troviamo? Allora, abbiamo l'ambito quello più, diciamo, grande, più ampio, che è l'ambito dell'intelligenza artificiale, dove abbiamo un programma, quindi un qualcosa che troppo alto non si sente. Troppo alto? Si sente bene? Così? Meglio? Sempre eco? Forse un po' meglio? No, c'è qualche microfono acceso, forse? Ma quello è spento. Questo è acceso. Quello lì era acceso. Così è meglio, si sente ancora l'eco? Si sente tanto l'eco, no? Meglio? Allora, dicevamo, nell'intelligenza artificiale parliamo di un programma, quindi qualcosa che noi abbiamo scritto, che è in grado di percepire l'ambiente e reagire in conseguenza. Capisce, ragiona. Lui è più piccolo, quindi all'interno del tema dell'intelligenza artificiale troviamo il machine learning. Learning definisce, si basano sull'utilizzo di dati, accesso a questi dati e determina delle, in realtà delle funzioni, parametri di alcune funzioni che mi permettono poi di dire, non so, carne in mano. Cosa dico che cosa. Allora facciamo. È un compito un po' più semplice di quello che è lì. E qui ci sono tutta una serie di tecnologie, di metodi famosi, molto noti. Tra tutti questi metodi, uno un po' più piccolo ancora come tema, quindi siamo di nuovo all'interno dell'intelligenza artificiale, ma anche all'interno del machine learning, è il tema del deep learning. Deep learning è un'altra in realtà, con diversi strati nascosti, poi vedremo cosa vuol dire. E funzionano perché? Perché è semplice di dati da elaborare, da cui prendere dei dati. Sulla base di queste informazioni riescono a creare un sistema che è in grado di fare delle cose. E qua vedete che negli anni quindi l'interesse in realtà si sta spostando e adesso nel presente è totalmente sulle reti neurali. Abbiamo dimenticato quasi tutto quello che c'era prima. Allora, giusto per arrivare proprio al tema del deep learning, facciamo una breve introduzione al machine learning. Vi anticipo. Allora, intanto lo scopo principale è imparare dei dati. Quindi tecnicamente io ho una grande quantità di dati e con questi dati utilizzo degli strumenti,
statistica o di ottimizzazione che mi permette di trovare di nuovo i parametri di una funzione che genera un certo. Questo output potrebbe essere stabilire se da questa immagine riesco a definire che è questo. Quindi devo imparare quella funzione che costituisce questa etichetta. Questa onda sopra, devo riuscire a stabilire che questa onda sopra è la parola hello. Posso fare anche altre cose, posso trasferire da una lingua all'altra. Quindi da questa parola hello scritta in questo devo trovare una funzione matematica, certi parametri, che mi trasferisce questa specifica parola. Tradurre da una lingua a una. Per fare questo, questo si fa attraverso diverse tecniche. Tecniche supervisionate, che è quello che andremo a fare, e tecniche che sono diverse, non supervisionate, o algoritmi di... Il supervisionato diciamo che è il più semplice. È il più semplice perché io ho un enorme set di dati, grandissima quantità di dati. Immaginate di avere tutte le immagini di è che qualsiasi immagine di Google ha agganciata a label. Poi prendete questo enorme di dati, tante immagini, e sulla base di quelle dovete riuscire a trovare una certa funzione, che non è nient'altro che siamo di nulla, riesce a dire. Quindi quello che devo fare è definire uno strumento, un algoritmo, che in base di questa associazione che io so già a priori, che qualche essere umano l'ha fatta, etichetta, deve riuscire a generare lo stesso processo, simulare il processo umano affinché dall'immagine si riesca a passare. Nell'ambito dell'intelligenza artificiale applicata alla visione siamo in una... Perché un'immagine, voi la vedete così, quello che vedono gli occhi, nient'altro che un insieme, una griglia di... Quindi capite benissimo che da questi numeri, per capire che questa è una coffee mug, quindi una tazza, ed è molto complesso perché, allora, immaginate di avere a disposizione solo due valori di questa immagine, quindi due pixel. Andiamo a stabilire dove stanno in un statico piano. Vediamo che se prendiamo due pixel per una certa tazza, la tazza, però tasse che sono tazza corretta, quei due pixel lì, il problema non è. Quindi non riusciamo a definire una funzione che in realtà sviluppa perdi. Quello che vogliamo fare appunto è riuscire a creare un algoritmo di tale che io ho nuova immagine che ricade qui, ho usato durante la fase di apprendimento, questo riesco a stabilire se è... Però se prendiamo delle informazioni di più alto livello, che vuol dire? Se invece di stabilire e prendere il valore dei pixel, due elementi, due contenuti particolari, alti, dire che questa allora diventa sicuramente più che ho molto spesso che se immagini con le nostre due caratteristiche, cioè non c'è il cilindro, quando sono spazio, quindi
molto più sicura che posso passare. Questo concetto è molto difficile. Quindi che cosa è stato fatto negli anni? Allora, negli anni c'è un processo, si è usato in realtà, per cui partendo da un'immagine vado a creare una serie di informazioni di alto livello, abbiamo una trazione di caratteristica. Invece di prendere semplicemente i pixel, potrei prendere se esiste una maniglia, se esiste quelle sono le. Queste caratteristiche vengono poi prese in input del mio sistema di macchina. Deve imparare l'immagine. Il problema qui è che questa parte, trazione delle caratteristiche, è molto critica, è fondamentale. Se io sbaglio quella, indipendentemente da quanto sia buono il mio algoritmo di machine learning, è facile che riesca a risolvere. Quindi la parte di trazione delle caratteristiche è la parte critica. Il problema qual è? Il problema è che questa parte qui è altamente dipendente dal problema qui. Devo essere bravo, talmente esperto da riuscire a disegnare un sistema, utilizzare un algoritmo che sia in grado, da partire dai pixel, di estrarre queste caratteristiche. Ad esempio, se voglio definire un gatto, devo essere in grado di stabilire un algoritmo presi dei valori di intensità di pixel di un'immagine, riesca a stabilire se ci sono delle orecchie, se ci sono degli occhi, se ci sono i baffi, se c'è la bocca, se ci sono le zampe. Quindi capite che non è proprio così. Quindi ho bisogno di un sacco di esperienza pregressa. E qui, vabbè, ci sono tutta una serie di algoritmi di visione che negli stati in cui la ricerca in ambito artificiale si basava totalmente sul riuscire a disegnare o a creare un algoritmo grado di estrarre delle informazioni di significato dalle immagini. L'intero obiettivo era. Dopo però è arrivato deep learning, vedremo, dal mio punto di vista, ha due anime. Buone e un'anima. Allora, l'anima buona, uno di voi sa che papi o quelli che in realtà è stato Turing Award lo so, il premio per vincete quello, siete top del top. Fare quel deep learning ha rivoluzionato alle. Va bene, Gio. Qual è stata in realtà la grande intuizione dietro tutto questo sistema, dietro questa? Allora, hanno detto, ho un'immagine, qui ho un essere umano, intelligenza superiore, che è in grado di disegnare questo algoritmo, alle chiede all'immagine, creare delle caratteristiche due ruote, dei finestrini, un cofano. Queste informazioni le posso usare poi nel mio algoritmo di macchina che mi genera. No, non è. L'idea era sostituire totalmente, quindi riuscire ad eliminare il compito dell'essere umano, che non deve essere più, qui non deve essere più richiesto in realtà di essere in grado di comprendere benissimo il problema, di disegnare un algoritmo adatto per quel problema, che di nuovo cambia il problema, devo cambiare di nuovo. Ma lo voglio fare con un solo e unico sistema che mi permette dall'input direttamente, quindi dal valore dei pixel, nel caso dell'input, di passare a delle rappresentazioni in termini di caratteristiche all'interno del mio sistema. Però io non vedo. Direttamente la classificazione. Quindi ho tutto un nuovo sistema cui ho bypassato l'intervento della conoscenza pregressa.
E questa, diciamo, è stata la grande intuizione. Nello specifico, con le reti neurali che cosa faccio? Ho diversi livelli di estrazione all'interno della mia immagine. Quindi dicevamo, prima parto dall'immagine di un gatto, ho la persona che mi dice ci sono orecchie, ci sono gambe, ci sono baffi. In realtà, nelle reti neurali, poi lo vedremo anche collegato un po' anche alla biologia dell'essere umano, il cervello funziona un po' diverso. Il cervello funziona a combinazione di basso livello, medio livello, alto livello. Cosa vuol dire? Ho delle caratteristiche di basso livello, ad esempio il contorno, o gli angoli, cambiamenti di colore. Poi vado a raggruppare queste feature in informazioni di un po' più alto livello. Potrebbero essere, pongo le diversi. Finché non arrivo a praticamente il concetto stesso di un gatto o anche la io orecchie. Sistema che mi genera delle caratteristiche sempre più astratte da cui io poi posso andare a inferire, stabilire se quello è un caso delle. Quindi com'è fatta una rete neurale? Una rete neurale è una struttura abbastanza semplice. Ho una serie di. Che nel caso specifico. L'immagine corrispondono ai. Tanti neuroni. Quanti sono i. Ho poi una serie di cosiddetti strati nascosti. Qui io non so nulla. So solo come sono, però non so che informazioni. Difficile a capire. Questa informazione contiene la rappresentazione di cui vi parlavo prima, caratteristiche di medio, di basso, medio, alto livello, via dicendo. Caratteristiche contenute, poi trasformate attraverso delle molteplicazioni, in realtà perché null'altro tra le che molteplicazioni. Mi genera un elemento di output che è la mia classe. Partendo dai pixel dell'immagine, ho delle trasformazioni in uno o più strati nascosti. Tutti questi strati nascosti poi alla fine convergono in un unico gatto non gatto. Qua, giusto per completezza, vedere come sono fatte le reti neurali adesso. Dato un po' la storia, questa era la prima di è stata utilizzata tantissimo a parte le buste che vengono usate negli uffici, siamo in grado di leggere dagli assegni tutte le cifre attraverso le processing. A inserire i numeri, ma si passava l'assegno dentro il bancomat. Quella che vedete sotto invece è la famosissima AlexNet, che è quella che ha dato il via alla. Le reti, meglio, nello specifico, che prima avete accennato di reti convoluzionali, le reti convoluzionali sono quelle che adesso sono più usate. Quindi all'interno della famiglia del deep learning, qui usiamo le reti neurali artificiali. Ci sono delle particolari forme che si differenziano sulla base di come sono connessi o interconnessi tra di loro. Tra tutte queste, c'è la famiglia che è quella che ha avuto un'esplosione più grande, che è quella delle reti convoluzionali. Le reti convoluzionali sono molto semplici, molto. Perché? Perché impongono delle costrizioni tra i neuroni vicini. Quindi con il figlio
Dipende. Quindi ci sono delle costrizioni all'interno della struttura di come è creata l'arte centrale che mi permette di facilitare il compito di apprendimento, soprattutto è molto più. Si chiamano convoluzionali perché tutta questa cosa qui ricade nella grande. Kernel, invece un po' più piccola, altro che uno sviluppo per estrarre delle cose. Quello che io imparo, altro che i pesi, i valori all'interno che utilizzo per quello mi permette di estrarre. Allora, la cosa interessante di tutto questo è che le reti neurali di tipo sono. Visto le prime sono del 98, ma ce n'erano ancora prima, anche nel Perceptron. Abbiamo tutta una serie di informazioni, ricerca e sviluppo. Adesso la domanda è perché in realtà ne sentiamo parlare solo adesso? Sentiamo parlare solo adesso perché prima non c'erano dati sufficienti. Essenzialmente il grande problema. Per addestrare una rete neurale in grado di risolvere un determinato compito con buoni risultati, non avevo dati. Non avevo Google che mi aspettava tutte le immagini e non è stato usato questo dataset e 10 milioni, ognuna delle quali è qualcuno o più tanti che si sono lì, hanno guardato 10 milioni, ognuna di queste 10 milioni, qui c'è un gatto, qui c'è un gatto, qui c'è una persona. Tutto questo calderone di immagini qui è stato poi utilizzato per addestrare una rete neurale. Addestrare una rete neurale però è un compito molto complicato. Tra matrici e due matrici, tra 100 e 400 matrici tutte. E dopo di questo cosa devo fare? Devo anche calcolare tutte le derivate, altrimenti non riesco ad aggiustare. Quindi dietro tutto il meccanismo di macchine neurali, compito davvero davvero. Risolverlo con le CPU non era fattibile. Quindi quando l'NVIDIA ha rilasciato, ed è grafica abbastanza potente, libera di essere programmatico, c'è stato questo gruppo di Toronto, di cui vi ho fatto vedere prima l'altro, che ha scritto il codice direttamente. Gli ha permesso di estrarre questa rete sulla scheda grafica. Se lo facevamo sulla CPU, forse ci mette. Le GPU hanno diverse. Grande aumento. Da lì Nvidia in realtà è diventata il colosso per il mondo. Se voi volete fare neurali, se volete fare deep learning, al monopolio su questo. Gli altri, Intel ha fatto qualcosa parte, ma in termini di ricerca, anche se volete provare a casa, dovete avere una GPU. Potete farlo sulla GPU, ma cosa potete fare? Con le reti di convoluzione potete fare un sacco di cose. Io vi ho parlato di classificazione, quello è un gatto. Però posso spingermi ancora oltre. Posso dire all'interno dell'immagine che porzione dell'immagine c'è. Immagini più che da una foto più grande riesco a estrarre. Posso farlo non con un solo. Posso farlo ancora più difficile, segmentare ogni singolo. Un'immagine può essere in grado di torni di quell'oggetto stabilire che classe. Posso andare ancora oltre, posso dire ho questa immagine, vorrei che somigliasse a questo quadro di Van Gogh. Poi riesco, questo ve lo faccio anche vedere.
Quindi ho potenza, ho, diciamo, ho un sistema che è in grado di fare veramente. Non ce l'ho qui, vado a farvi vedere, c'è anche un sistema che è stato bello. Qui partendo da tre numeri random, faccio. Pronto con una. Sistema la rete neurale che è in grado di immaginarsi dei volti. Prima vi dicevo che cosa c'è dentro questi strati nascosti. È vero che il nostro cervello si immagina i concetti. Andiamo a vedere questa cosa all'interno della rete extrapolare. Informazione che estrae dai. Io cerco di andare a estrapolare quello che genera ognuno di questi. Parto. Caratteristiche che sono altro di per passare a per passare a oggetti fino ad arrivare alla definizione in realtà delle classi. Quindi ho delle astrazioni sempre. E questo è parecchio. Qui in realtà passo da oggetti fino a vado a paragonare. Beh, c'è una certa somma. Questo per rafforzare appunto il concetto che le reti neurali artificiali qualcosa hanno comunque. Però qualcosa. Quali sono i risultati che io posso riuscire a raggiungere con questa tecnologia? Questi sono i risultati del 2000. E sono risultati che hanno appunto dato vita alle artificiali o a quello che dicono che se io guardo ognuno ho l'asse delle ciliegie quella la all'interno di queste il sistema qua anche qui opinabile dal motore tanto che riesce a siete sotto più confidente al sistema. Avrebbe preso noti. Come si compara questo con l'evoluzione dopo il 2012? Dopo il 2012 abbiamo un abbiamo altre reti neurali che combinano i neuroni. Fino a che performance. Grande rottura, grande tale per cui le reti neurali adesso sono, meglio, in quello specifico dataset, l'ImageNet, da 10 milioni di le prestazioni del sistema sono migliori.
molto molto. Qui vedete alcuni esempi. Qua è per auto, qui si fa segmentation. Semplicemente una camera all'interno della mia. Queste sono. Questo perde tra in blu radali. Quindi pixel pixel, ogni singolo pixel viene associato. Questo sotto in realtà è all'interno dell'immagine, il sistema deve stabilire se c'è un oggetto e lo vedete sotto. In realtà è fatto tutto in tempo reale. Passa il video, passa anche là. E infine, una cosa ancora più interessante è la parte di robotica, secondo me. Qui riesco a combinare solo la perception, la parte del sistema, quindi riuscire a, partendo dall'immagine, a generare azioni di più. Quello pixel appartiene a quello. Di questo in realtà è Pixel. Con una mano. Quindi una compagnia che si chiama OpenAI ha creato questo sistema che gli dà in mano, al robot il cubo di Rubik, riesce a risolvere. Muovele, riconosce in che posizione. Se c'è sul video, la cosa interessante è che riesce a farlo anche se è altamente disturbato. Quindi anche se viene disturbato il sistema è robusto. Lui comunque è in grado di manipolare questo cubo e di risolvere il problema. Questo è un risvolto molto interessante. Vabbè, il cubo di Rubik è la cosa più fantastica del mondo, però cognitivamente sicuramente non è semplice, soprattutto non è facile manipolarlo con un dito, cioè con una mano. Ok, tutte cose bellissime, tutte cose fantastiche che possiamo fare con l'IPC. E del male. Non è tutto buono quello che. Perché non è tutto buono? Qui c'è in realtà un pezzo di un'intervista a una persona molto che dice fine di tutto. In realtà deep learning sì va bene, però probabilmente deep learning non ci permette di capire il mondo. Abbiamo un po' causality, quindi chi causa che. Uno dei grossi problemi è capire come e perché funziona. Io adesso come adesso cosa faccio? Ho un calderone di immagini, date queste immagini, ho delle etichette, do tutto in pasto alla mia box, alla fine fa qualcosa e mi restituisce un risultato. È stato generalmente molto buono, però io non so perché funziona. Non posso andare a guardare dentro e dire cosa sta facendo. Io posso vedere i concetti che apprendo, però non so come li utilizzo. Quindi è una cosa un po' oscura, un po' oscura. Nello specifico, quando voglio capire il perché o come, quello che vorrei fare in realtà è essere sicuro che il mio sistema funzioni e che realmente abbia capito. In realtà non è così. Non l'ha capito. Lui è solo, la mia rete è stata solo in grado di combinare e manipolare le combinazioni tra pixel tali che quella manipolazione mi porta a dire quello è un certo oggetto. Ma non ha capito il significato vero e proprio di quello che c'è dentro. È diverso. Cosa capire quello che c'è dentro? Cosa manipolare il contenuto affinché mi dia un risultato?
da quello che fanno. Quindi manipolano il contenuto. Lo manipolano e lo si può provare perché? Perché se io cambio un solo pixel, uno solo, all'interno della mia immagine, sono in grado di diciamo, far cambiare totalmente idea alla mia rete. Quindi un solo pixel mi porta a dire che questo è un cane invece di un gatto invece. Quindi ho che il mio sistema è totalmente suscettibile all'attacco di un sistema. Poi vi immaginate che queste reti neurali sono usate in automotive per leggere i cartelli stradali. Io metto un pallino nero, quello invece di essere un top diventa. Siete benissimo immaginati. Quindi capire perché funzionano è una delle grandi sfide che ci sono. Oltre a tutto questo ci sono gli altri. Innanzitutto non so come deve essere fatta la mia rete. Quali sono i blocchi che li compongo? Come faccio a scegliere? Non c'è nessuna rete. Io la applico su un dataset, serie di un problema, va bene per quel problema, però non è che va bene per tutto. Se ho un diverso problema, devo di nuovo fare la fase di addestramento e cambiare il mio. Carico computazionale, chiaramente. Per riuscire a sistemare cose ci sono delle nuove architetture, architettura ad albero in cui io cerco di imparare come divido, aggiungo neuroni man mano, come il cervello umano quando siete piccoli, i neuroni si creano e cominciano a connettersi tra di loro. L'idea è un po' questa. Posso usare delle tecniche che mi permettono di prendere la conoscenza in un dominio e portarla in un altro, e quello che io ho preso per classificare gatti e cani potrebbe avere senso parzialmente anche per classificare polpi e qualsiasi. Se ho problemi simili posso pensare di prendere qualcosa di quello che ho già imparato. Per learning. Ultima cosa non meno importante è che appunto dicevo il carico computazionale è molto alto, quindi per fare tutto questo avete bisogno dei server, delle. La direzione in realtà in cui si sta andando adesso è cercare di portare questo al limite. Portarlo al limite che cosa vuol dire? Portarlo direttamente su. Realizzare dei sensori che sono intelligenti che possono fare queste cose senza dover mandare dati sul cloud, senza la rete video. Questo lo posso fare. Devices IoT che sono stati realizzati. Poi ci sono i framework che possono che è in fase di produzione, ma anche alla fine veramente dei modelli che devono stare all'interno. Posso avere una rete che occupa solo 20 giga di parametri, immaginare di mettermi in una scatoletta a 5. Un altro tipo di. Ok, giusto prima di chiudere, un'ultima cosa, dov'è Linux in tutto questo? Dove sono i sistemi aperti? Beh, in realtà nelle sue due componenti chiave. Prima di tutto, tutto il codice che riguarda le reti neurali parte da quasi tutte le librerie. Praticamente tutte le librerie che voi volete usare per fare reti neurali sono basate su Python. Quello è libero, potete fare che vi piace. L'altra cosa è che Linux sta su tutte queste macchine. Generalmente quando voi fate o quando voi configurate un sistema server, calcolo su GPU di reti neurali, il sistema lì è basato su 99%. Nessuno degli altri sistemi. Quindi quello che voi potete installare è semplicemente. È ancora più vincente quando Linux era. Questi piccoli moduli sono mini computer 10x10 sono proprietari dell'NVIDIA su cui però è installato Linux e qui quindi si torna al binomio Linux e GPU che è praticamente la chiave da se volete portare il calcolo su questi mini. Ok, giusto per concludere abbiamo visto che cos'è il machine learning, che cos'è il deep learning,
come funziona per la visione artificiale e quali sono i suoi contro, quindi la scelta dell'architettura, il carico computazionale essenzialmente e il problema di essere addestrati solo su un dato. Il problema di trasportare la mia conoscenza. Tutto questo io avrei concluso e grazie per l'attenzione.